A volte si fa il reality check al disco, quando in realtà è più una morbosa voglia di sapere, ma questa cosa nello specifico l'hai vissuta tu? Quando in realtà io sto, per esempio, in bussola raccontando dinamiche del mondo esterno che vedo, e l'espediente della prima persona è chiaramente un espediente narrativo per dare forza al racconto. Però in generale c'è un mix di ciò che ho vissuto io, ciò che ho visto nelle persone a me care, ciò che ho visto in amici e anche del racconto di fantasia, che però è una fantasia verosimile delle dinamiche della periferia o comunque del luogo che vivo. Quindi tutto l'insieme crea un immaginario che secondo me appunto fornisce tutte le coordinate di questo racconto, e non a caso il primo pezzo si chiama Bussola, perché sta dando proprio le coordinate di dove il racconto andrà a sviscerarsi. Jack the Smoker, Big Joe, L Magazine, Jack the Smoker, bello bro, Big Joe, per l'uscita di 16 Noni. Yep. Avete cacciato il disco insieme. Sì. Avete fatto veramente. È accaduto, ci pensavamo da un po'. E no problema, è stata l'occasione, il singolino che abbiamo fatto un paio d'anni fa per testare un po' la nostra intesa, che già conoscevamo, però. Ci siamo guardati, è il momento di fare il disco, lo abbiamo fatto. Avete fatto un disco con un immaginario che è quello del cinema, l'avete un po' chiamato in quella maniera, no? In un periodo di 9/16, di reel, di storie in verticale, riportare il mondo in orizzontale è quasi un gesto rivoluzionario e reazionario allo stesso tempo. Certo. Da che parte guardare. E paradossalmente io non ho una grande cultura cinematografica, nel senso sono un fruitore abbastanza basic del cinema, non ti posso dire ah, il mio regista, il mio stile. È più nato dalla scrittura e dalla produzione, che comunque evoca un mondo, e la mia scrittura in questo disco, ispirata in parte dal suo stile evocativo musicale, in parte da quello che avevo da dire nello specifico in quel periodo, ha creato insomma questo immaginario che poi ci siamo resi conto che era cinematografico. Però è nato prima lo script del film, dell'idea di fare il film, insomma. E prima di parlare della musica, dei testi, della composizione, avete anche associato alla promozione del disco delle fotografie che sono meravigliose, che aiutano a raccontare quell'immaginario lì. Una volta tanto, che non è facile, le cose hanno combaciato bene, tutto è stato fatto giusto, le grafiche, io ho dei grafici nel mio stesso studio dove lavoro, il mix l'ho fatto io, cioè non so come dire, a 360 il progetto ha funzionato perché tutti hanno aggiunto un pezzettino coerente. Ho deciso molto di prendere tutto in mano, di gestire le cose personalmente, anche perché comunque ormai credo di avere un know-how tale per cui sono in grado di coordinare diversi aspetti, però insomma si può dire che... Ci siamo resi conto piano piano, cioè, comunque il progetto ha ogni pezzo una fotografia da raccontare, no? E quindi è venuto poi naturale confrontarsi e dire ah, forse puntare a un'immagine fotografica può aiutare il progetto. Assolutamente. Anche a livello di scrittura invece ti è piaciuto guardarti indietro, no? È un disco maturo per definizione, nel senso che racconta del tuo passato, degli incontri del tuo passato, delle persone del tuo passato e del tuo presente, e lo fa in maniera approfondita, non rimane mai in superficie. Allora, io di base ho ereditato un po' da mia madre questo carattere un po' nostalgico, un po'... Cioè, lei era proprio nostalgica come persona e sta roba mi è rimasta come imprinting. E ripeto, in generale sono i beat che mi aprono dei mondi, e questo tipo di disco avevo bisogno di farlo anche perché, switchando nel ruolo da persona autosufficiente a persona che... da caregiver di altre persone, insomma, mi ha fatto rivedere dei momenti della mia vita in cui invece ero la persona che riceveva le cure. E in generale mi è piaciuto fare questa roba su questi beat perché era un momento personale dove era bello guardarmi indietro, e i beat erano la roba giusta su cui farlo, secondo me, perché la roba del sample, sì, il sapore che ti dà la produzione così ti apre un mondo diverso rispetto a una produzione magari anche sempre figa, ma con la roba suonata in un modo meno caloroso, con meno quel saporino lì. Quindi secondo me è stato tutto casuale nella scelta dell'approccio, ma bello perché molto naturale, si sente secondo me. Casuale magari no, forse un po' da subconscio, no? Bravo, cioè qualcosa sì, che è già lì e che bisogna soltanto afferrarlo. E si sente tanto nelle produzioni questa cosa qua, perché
è un disco che guarda indietro, guarda la generazione prima, ma guarda anche ai figli, al futuro, no? Cioè c'è qualcosa di vecchio di nuovo, i sample che fanno un po' da fondamento, però poi anche la voglia di giocare con tutti gli altri strumenti. Assolutamente, cioè è sempre stato un po' il mio approccio, cercare di creare degli album che hanno comunque una coesione, per me è fondamentale avere quell'approccio che ti ricorda il passato ma con gli occhi al futuro, no? Che sono un appassionato un po' dei due mondi, quindi cerco di metterli tutti insieme e creare il progetto su misura per, in questo caso, mio fratello Jake the Smoker, che ha fatto il capolavoro. Sì, la musica tailor made è una roba abbastanza difficile, perché bisogna conoscere anche dove mettere i vestiti, no? Sì, sì. Per fortuna Jack ha un passato che è facile da identificare, cioè hai un unico, no, nello scrivere, nel proporre le cose. Hai tanti dischi in passato, in 20 anni di storia come rapper, per cui hai trovato la cifra. Certamente, ma vabbè, con Jack è stato molto semplice, perché ci conosciamo da un sacco e ci siamo sempre spiegati, quindi cioè, per me è importante avere un rapporto umano con l'artista vero, cioè per fare della bella musica. E con Jack mi sono trovato alla grande, ci siamo divertiti a fare il progetto. Un altro punto di incontro tra voi due è un po' quella visione urbana della città, no? Proprio urban anche come tipologia di ambiente e musica. Non a caso abbiamo scelto una delle location più urban, esatto, di quelle che la città ci propone. C'è tanta Milano dentro il disco, ma c'è anche tanta Palermo, però c'è l'urbanità di tutte e due messe insieme. Che visione avete della città in generale nel 2024? Allora, io in realtà sono nel momento in cui mi sono rifugiato sempre di più nella vita della provincia, della periferia, e ne ho fatto anche un manifesto identitario, ma non solo in questo disco. Ho vissuto il momento dell'entusiasmo della città con il periodo d'oro, show off, quindi gioventù, poi il momento della macete, che premetto non è mai terminato, però nel senso il momento in cui l'entusiasmo verso le dinamiche della città, l'incontro con le altre realtà era al massimo. Poi onestamente mi sono anche un po' scocciato e vedevo un po' la mia identità, non dico tarpata perché nessuno te la tarpa se non vuoi, ma non mi sentivo di esprimermi al 1000% nella situazione milanese, delle seratine eccetera eccetera, e il fatto di andare a vivere di più la quella parte lì della della periferia ho vissuto volente o nolente di più anche le dinamiche della periferia, del territorio strettamente provinciale, del mio quartiere, del mio palazzo, e si respira tanto in questo disco. Al contempo c'è un racconto anche di Milano e delle sue dinamiche, ovviamente con lo sguardo di un provinciale che arriva nella città. Sì, cioè provincia e periferia hanno comunque come contrappunto il fatto che c'è una città che identifica, esatto, esattamente, non ci sarebbe. Assolutamente. E da un certo punto di vista anche la musica, no? Cioè Milano anche come centro, come capitale della cultura musicale italiana, almeno attuale, non a caso hai deciso di venire qui, e Palermo come una periferia colta di quel momento lì, un'altra volta gioca di contrappunto. Sì, per me è città, cioè Palermo in queste cose è fondamentale, cioè, per la mia musica cerco di dare la risposta a quello che respiro, cioè da sempre quando produco ho bisogno della città che mi carica e mi dà quella vibe per creare il mio sound, quindi è sempre fondamentale in qualsiasi cosa che fai. Ma poi secondo me Palermo, ne parlo senza cognizione, ma è sia cruda che musicale, sì, cioè ha quei due lati che ci sono nel disco, sia la componente cruda della città che quella grande musicalità che le città come Palermo fanno trasparire nell'ambiente. Poi ci sono un sacco di persone all'interno del disco, non soltanto i featuring, perché vabbè sono una figata e avevo modo di parlarne, però anche di persone raccontate. Hai avuto per fortuna la prospettiva di dire non racconto soltanto me stesso ma anche le cose che vedo, bravo, sono che ho frequenti o frequentato. Bravo, esatto. In realtà appunto a volte si fa il reality check al disco, quando in realtà è più una morbosa voglia di sapere ma questa cosa nello specifico l'hai vissuta tu. Quando in realtà io sto, per esempio, in bussola raccontando dinamiche del mondo esterno che vedo, e l'espediente della prima persona è chiaramente un espediente narrativo per dare forza al racconto. Però in generale c'è un mix di ciò che ho vissuto io,
ciò che ho visto nelle persone a me care, ciò che ho visto in amici e anche del racconto di fantasia, che però è una fantasia verosimile delle dinamiche della periferia o comunque del luogo che vivo. Quindi tutto l'insieme crea un immaginario che secondo me appunto fornisce tutte le coordinate di questo racconto. E non a caso il primo pezzo si chiama Bussola, perché sta dando proprio le coordinate di dove il racconto andrà a sviscerarsi. Poi c'è il titolo racconto già di questa cosa, ma se dici non il cinema, la narrativa cinematografica, esatto, non tanto la documentaristica, ah, esatto, tutta e cruda, ma un racconto vero e proprio. Assolutamente. C'è il gesto anche dell'inquadratura. Bravo. Che è un gesto bravo, cioè, forte. Ti fornisce il disco. Ti fa capire proprio cos'è il disco. Io ti sto raccontando in maniera, tramite questo filtro dei 16 nonni, quindi tramite la dinamica cinematografica, il bambino che sta dietro al palazzo con la colomba che vuole spiccare il volo. Per me è proprio, è una copertina azzeccatissima, perché spiega tutto quello che c'è nel disco, sia la colomba, sia il bambino, che i palazzi, che il gesto dei 16 nonni. Per me è proprio un'idea, personalmente l'ho avuta io, nel senso, un'idea ottima, perché comunque spiega proprio tutto, ecco. Questa cosa di spiegare la musica, spiegare l'arte, spiegare la fotografia è da una parte orribile perché non andrebbe fatto, no? Andrebbe semplicemente fatto vivere dal prossimo. Dall'altro doverosa, perché forse viviamo anche in un periodo fatto di superficialità nel tempo della musica, di cose che nascono e muoiono nel giro di 5 minuti. Certo. Di One Hit Wonder, assolutamente, One Hit Records, di personaggi che 2 anni fa erano fighissimi e adesso non ci ricordiamo neanche. Siamo nell'epoca dei 15 secondi, no? Sì. Esatto. E questo disco sembra tutt'altro, per cui in qualche maniera va un po' raccontato, va scalata una marcia, dire prendilo con un po' di calma, cerca di capirlo, sono solo tra virgolette 12 pezzi e però c'è bisogno di metabolizzarli, bisogno di capirli, che era un po' il processo che probabilmente avete fatto voi la prima volta che avete ascoltato un disco, perché l'avete comprato in un CD, se non in un vinile, esatto, o una cassetta addirittura. E vabbè, il processo è quello, te lo dovevi gustare il disco, lo dovevi valorizzare, perché c'erano quanti dischi al mese da ascoltare quando eravamo piccoli? Secondo me i dischi, questi dove devi assimilarli, sono quelli che più ti rimangono, no? Cioè... Però il disco ti deve far venire voglia. Certo, assolutamente. Chiaramente tutto è studiato al giorno d'oggi per volontà o per semplice fruizione attuale, che è così, per durare in un picco di entusiasmo e poi andare a scemare in tempi rapidissimi. Chiaramente noi, forse perché veniamo da un'altra era o forse perché sentivamo l'esigenza interiore di lasciare un qualcosa che non fosse usa e getta, abbiamo fatto un disco che va in un'altra direzione, non abbiamo fatto uscire neanche un singolo. Esatto. Ce lo siamo chiesti, abbiamo detto cosa facciamo, il singolo oppure, come dicevi tu, attumpulata. Attumpulata subito. È un progetto da ascoltare per intero, secondo me, e va ascoltato in questo modo. Così come un film composto di scene che però raccontano un unico, non è che puoi spezzarlo più di tanto. Dovresti dirlo... Il trailer, no? Dovresti dirlo alle mogli che si fermano a metà, che si addormentano mentre guardano i film, tipo... Guarda, però la fruizione casalinga. Esatto. C'è anche quella del cinema. Sì, esatto, quando vai al cinema vuoi valorizzare il biglietto. Esatto. Cerchi di stare sveglio. No, però la volevo portarvi a una domanda che di cui magari non avete risposta, però com'è comunicare un disco del genere nel 2024, dove tutto sembra drammaticamente più veloce, inutilmente più veloce, ma tutto giusto, secondo me è una figata, è il momento giusto. Può sembrare una scelta magari di un'altra epoca, diciamo così, anacronistica, però in realtà è la roba che fa il giro, come tante cose che fanno il giro. Può essere un inizio di un modo di concepire la musica diverso. Chiaramente per fare un disco del genere devi avere della ciccia, quindi non so se tutti quelli che fanno musica adesso hanno della ciccia narrativa o hanno anche semplicemente voglia di arrivare a fare dei dischi del genere, però è cercare di dare credibilità anche a un altro modo di fare musica a questo disco, ecco, senza fare proclami spacconi, ma è il nostro statement di un certo modo di fare rap. Ce lo siamo chiesti dal primo giorno, facciamo un disco rap che piace a noi e siamo sicuri... Il risultato ci soddisfa. Non sbagli mai, non sbagli mai. E poi ci sono anche figurine, ci sono le comparsate, i cameo come nei film, no? Esatto. Ogni tanto arriva qualcuno e ti aiuta a dire la tua. Ce ne sono di diversi livelli, quelli diciamo un po' più amicali, che sono le fosse tra, che ti scorretto, esatto, cioè la generazione che viene fuori. E poi ci sono quelli un po' più
diciamo a perla del disco, no? Che sono magari Salmo e Conway, che hanno due sensi diversi, ma vanno un po' in quella direzione lì. Come mettermi insieme? So che è bellissimo e difficile allo stesso tempo. Io e lui ci siamo incontrati prima che l'ultimo tassello fosse completo, e allora è difficile chiaramente beccare ovviamente un featuring americano, perché per ovvi motivi, ragazzi, nel senso, non è che è la loro priorità fare un featuring a un italiano. Però poi se gli dai la roba giusta, li fai rappare su una cosa che funziona per il loro gusto senza essere citazionistica a tutti i costi, la roba secondo me funziona. E il bello dei featuring, lo so che lo diranno tutti per ogni disco, secondo me il bello di questi featuring, in realtà ognuno dà un contributo mirato che non è casuale per niente. Cioè, io cito spesso Massimo Pericolo perché secondo me il suo contributo all'interno di quel pezzo è giusto per Massimo Pericolo. Salmo è la classica roba sua, mezza matta. Fatto quel pezzo lì ho detto, cazzo, qua ci vuole uno tipo Salmo, bam, Salmo, vado in studio da lui, lo facciamo. Tutto molto giusto secondo me anche da quel punto di vista, ecco. Infatti poi per Massimo Pericolo e Shari avevo riservato una chiosa un po' diversa. Okay. Cioè, si vede che con Massimo Pericolo avete proprio trovato un punto di incontro anche sulla scrittura. Assolutamente. Dove lui ha trovato anche il momento di dire, ok, Jack fa parte del mio immaginario come giovane rapper e tu in qualche maniera dice, ok, questo è uno che stimo tantissimo, certo, su questa scrittura. Madonna, qui è. Madonna. È bello quello, no? Mi ha rispettato molto, non so come dirti. Ci siamo rispettati molto a vicenda. E il fatto che lui citi Fabri Fibra contro Kiffa in un pezzo così, secondo me, è bellissimo perché mischia l'infanzia rubata a quella chicchetta citazionista hip hop anni 90, fine anni 90, diciamo, cioè è bellissima sta roba, è proprio una legacy come il rap, come il rap in America, dove i ragazzini ascoltano i classici, dove senti gli Onyx a New York nei locali o nei negozi, cioè è la legacy dell'hip hop sta roba qua, secondo me. Come Biggie quando cita le Salt and Pepper, no? Capito? Che vedeva sul giornale. E Biggie sulla limousine. È hip hop, cazzo, però è hip hop bello, non quello fine a se stesso, è hip hop che comunica. Secondo me è una roba molto bella. E poi invece con Shari mi hai dato un ruolo decisamente più personale, cioè l'hai fatto entrare in una sfera molto vicina a te. E è stato un rischio, tra virgolette, ma era un rischio chiunque mettere chiunque su quel ritornello, perché insomma era un compito abbastanza difficile su un pezzo molto molto delicato. Però il suo modo di fare questo ritornello, che è quasi R&B 90, sì. Per caso, tra l'altro, secondo me, per come l'ha preso lei, ha reso tutto magico. E poi devo dire che poi quando ho sentito il pezzo assieme abbiamo cominciato ad aggiungere gli archetti, i Rhodes. Sì, è stato proprio un'evoluzione continua questo pezzo. All'inizio alla ricerca del ritornello perfetto, per poi creare il tappeto sonoro con degli archi lumineticisti. Poi, allora, ci sono diversi aspetti di quel pezzo che sono una figata. Al di là della scrittura, che ha fatto veramente un bel lavoro, lo dico a te così almeno il complimento gira rimbalzato. È toccante e arriva alla fine. Quindi è il finale del film. Bravo. Il finale in un film spesso, volontà dei sceneggiatori, è anche un po' la spiegazione del film. C'è il motivo per cui tutta quella cosa esiste. Il motivo per cui quel pensiero, esatto, è rotondo. Esatto. Per cui il bel lavoro è stato anche il tuo a trovare una maniera per non far diventare quella roba scontata. Quando poi il finale scontato siamo pure che nel film, ma portavi lì, lo sapevo già. Certo. Invece lì hai fatto un lavoro che va verso il pop, la R&B degli anni 90, che è un po' anche il nuovo pop, il rap fatto bene, il pop classico, senza però dire sono elementi distonici che sono insieme come in un polpettone, come in uno scrone. Sì, pupurri randori. Quindi, cioè, no, è così che no. Quella cosa non è semplice, non è facile da evocare, no? E lì proprio ti rendi conto alla fine che, diciamo, allora tutto aveva veramente un senso profondo, aveva qualcosa da dire, avevo urgenza, più cose da dire, e concretizzare. Noi entrambi avevamo urgenza di esprimere proprio la nostra emozione, ma lì con le rime, io con il sound. Quindi, ma poi sia un aspetto strettamente musicale che anche di carriera personale. Sì, cioè, lo dico onestamente, so di essere sempre stato considerato un ottimo artista, eccetera, eccetera, ma so che il pubblico non mi attribuiva anche
il classicone dopo la creme. Questa cosa un po' me l'ha rimasta, nel senso, lo dico senza problemi. Ed è bello che il mio percorso sia arrivato qua a 40 anni. Cioè, mi piace sta roba. Secondo me anche questo è un bel modo di sviluppare la propria narrativa, soffrendola, vivendo vari episodi, vari momenti, up and down. E quindi questa roba mi rende molto felice, ecco, perché comunque sto disco per me chiude tante cose che avevo lasciato un po' in sospeso, ecco. Tra l'altro hai citato tu la crema prima che lo facessi io, c'è qualcosa di circolare anche in quello, no? Nel senso che quello è stato un disco fatto da un rapper e da un produttore sotto il nome di un gruppo. In questo momento voi due siete due entità separate, avete fatto un disco insieme. La copertina della crema e la copertina di 16 noni hanno una congruenza. Assolutamente. Per cui, non so, cioè, lo vedo veramente un po' una tua quadratura che hai fatto bene a fare. Il bambino tra l'altro assomiglia un po' al bambino della crema, però quello era un bambino marruto di pioltello degli anni 80, questo ai tempi di oggi è un ragazzino preso col casting, però gli assomiglia di brutto e sì, assolutamente il fotografo, i grafici hanno trovato il modo di creare una certa continuità in questo aspetto, perché comunque secondo me c'è un po' quella ciccia che c'era nella crema, ovviamente in maniera completamente diversa e completamente matura rispetto all'ingenuità, però con l'urgenza espressiva del primo disco, ecco. Che bomba. Ragazzi, io l'unica cosa che ho evitato di fare in questa chiacchiera interessante è stato parlare di te di macchine e di te di ispirazioni, perché sinceramente credo che abbiate fatto qualcosa che vada al di là, no? dell'analisi pratica dell'album, una bella opera. Grazie. Adesso come la porterete dal vivo però? La portiamo dal vivo, quello sei curioso. Vogliamo portarla nella formula mega rap, bro. Sì. Proprio un DJ, un MC, e boh, abbiamo una voglia matta di portarlo live. Vediamo l'ora. E quando l'ascoltavamo dicevamo, cazzo, immaginati quando parte sto cazzo di kick, quando parte, che delirio fa, che bello. E quindi siamo proprio felici, non vediamo l'ora di portarlo. Abbiamo una data zero adesso a Verona, al Croen, bello, giusto per stare fra amici, e vediamo cosa succede, ecco. Però le faremo ora. Ne faremo tante, sicuramente. Grazie mille, ragazzi. Grazie, bro. E della musica. Grazie, bro. Check the smoker. Oh, oh. Big Joe.